Ben trovati, moltissime notizie di questa giornata che troverete tra poco nel telegiornale che si aprirà ancora una volta con le notizie in arrivo dal Medio Oriente. Come annunciato, oggi è stata la giornata dell'Arabia, ma ve lo dico subito, purtroppo anche la giornata di morte nei territori palestinesi, in Palestina, in Israele, a Gerusalemme. Migliaia di palestinesi sono scesi in piazza per protestare contro la decisione di Trump di riconoscere ufficialmente Gerusalemme quale capitale dello Stato ebraico. A Gerusalemme in realtà ci sono stati pochi scontri, ma in Cisgiordania e soprattutto sul confine con la striscia di Gaza c'è stato il primo morto. E secondo la Mezzaluna Rossa, che è l'equivalente della nostra Croce Rossa, ci sarebbero quasi 800 persone ferite. Dunque una protesta davvero molto, molto estesa in tutta la zona. Nel tardo pomeriggio si è riunito a New York il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che è finito poco fa, e l'inviato Medlanov, bulgaro, per il Medio Oriente delle Nazioni Unite, è stato molto duro. Ha detto che la decisione di spostare, di riconoscere Gerusalemme come capitale, è una decisione che sicuramente rischia di esasperare il clima di tensione nella zona, e ha ricordato le parole di Guterres, del segretario dell'ONU. Bisogna che Gerusalemme diventi la capitale di due stati. Questo potrebbe, di due stati naturalmente, israeliano e palestinese, questo potrebbe preludere a una divisione territoriale della città di Gerusalemme, con una parte di sovranità sotto lo Stato ebraico e una parte sotto la sovranità palestinese. Questa è una delle ipotesi che circolano in queste ore, le quali però naturalmente molto difficilmente lo Stato ebraico, il governo di Israele, potrà accettare. In questa situazione naturalmente c'è la presa di posizione anche degli altri paesi, sentiremo anche il nostro insieme all'inviato della Francia, la Gran Bretagna e della Germania hanno manifestato la propria opposizione rispetto a quanto ha fatto Trump, dicendo che è una decisione, quella di Trump, che va contro ben due risoluzioni delle Nazioni Unite. Ci occuperemo però di un'altra notizia che fisicamente arriva dall'estero ma che impatta molto sull'Italia, perché in un articolo l'ex vicepresidente Biden, Joe Biden, ha scritto su una rivista che si chiama Foreign Affairs che sostanzialmente la Russia ha condizionato le elezioni, il referendum costituzionale del nostro paese, e per le prossime elezioni politiche sarebbe in qualche modo facilitando, avvicinandosi alla Lega e al Movimento 5 Stelle. Un articolo che insinua questa ipotesi, che è stato rieditato questa mattina sulla prima pagina della Stampa e che è diventata, come potete immaginare, la notizia principale di dibattito politico. Sentirete durissime le reazioni dei 5 Stelle, che hanno parlato di fake news, le reazioni di Salvini a queste insinuazioni. Un accordo invece, ed è stato trovato, e così torniamo alle notizie sempre dall'estero, sulla questione Brexit. Questa mattina all'alba, lo sentirete proprio dalla voce del Presidente della Commissione Juncker, è stato trovato un accordo tra la Gran Bretagna e l'Europa proprio sul Brexit, sull'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna, con quei tre punti che sono stati sciolti. E poi torneremo anche sulle vicende italiane, sia sulla vicenda della famiglia avvelenata con il taglio dal nipote, si comincia a capire qualcosa di più, anche sulla vicenda di Alessandro Sandrini. È un bresciano di 32 anni che era partito per un viaggio in Turchia e che poi è sparito, non è più tornato, e con due telefonate ha annunciato alla famiglia che forse è stato rapito e che si troverebbe in Siria. Per questo e molto altro vi aspetto tra poco, tra 30 secondi. Tensione altissima in Medio Oriente dopo la decisione del presidente USA Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele, che ha scatenato una nuova intifada. Oggi un palestinese è stato ucciso, un altro in fin di vita, ma ci sono gravissimi scontri a Gaza e nei territori, oltre 700 feriti e una cinquantina di palestinesi fermati. Il timore è quello di un'escalation della tensione e dei disordini. Secondo l'ex vicepresidente degli Stati Uniti Biden, la Russia tentò di influenzare il referendum italiano dello scorso anno e ora starebbe appoggiando Lega e Movimento 5 Stelle. Durissime le repliche. Per quello che riguarda il movimento è una fake news, finché non ci sono prove, ha detto Di Maio. Per Salvini, Renzi ha perso il referendum, perderà le elezioni perché gli italiani hanno buon senso, non perché lo vuole Putin.
Intanto è stato raggiunto il primo accordo sulla Brexit, l'annuncio dal Presidente della Commissione europea, Juncker, con la May abbiamo una prima svolta, un accordo equo. La Gran Bretagna si è impegnata a evitare una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord, mentre il costo del divorzio dovrebbe oscillare fra i 40 e i 45 miliardi di euro. Strage di caschi blu in Africa, almeno 14 peacekeeper dell'ONU sono stati uccisi, oltre 50 sono rimasti feriti in un attacco nella Repubblica Democratica del Congo. L'azione sarebbe attribuibile con ogni probabilità a gruppi di ribelli islamici. Sgomento dal Palazzo di Vetro, si tratta della strage più grave nella storia recente delle missioni di pace. Sarebbe stato sequestrato in Siria un 32enne bresciano scomparso in Turchia oltre un anno fa. L'uomo era partito nel 2016 per un viaggio organizzato. La settimana scorsa ha telefonato alla madre dicendo di essere tenuto in ostaggio e di temere per la propria vita. La Farnesina ha confermato che il caso è noto da tempo e viene seguito attentamente. Buonasera, ben ritrovati. Dunque il territorio palestinese, Israele, Gerusalemme hanno vissuto oggi una giornata di altissima tensione, ma non solo, perché manifestazioni di palestinesi contro la decisione del presidente americano Trump si sono avute in moltissimi paesi, in Egitto, in Tunisia, in Pakistan, in Giordania. Migliaia di palestinesi sono radunati sulla spianata delle moschee per protestare, anche, vi dicevo, nei territori in Cisgiordania e, come era ahimè prevedibile, oltre ai tantissimi feriti, si parla di quasi 800 persone, c'è anche la prima vittima. Si chiamava Mahmoud Masri ed aveva 30 anni. La prima vittima ufficiale dell'annunciata terza intifada palestinese contro lo Stato di Israele, lanciata ieri da Gaza dal leader di Hamas nella striscia, Ismail Haniyeh. E il rischio escalation è forse la frase più usata in queste ore su tutti i fronti della crisi innescata mercoledì scorso con l'annuncio di Donald Trump di voler considerare Gerusalemme capitale del solo Stato ebraico con relativo spostamento dell'ambasciata. Oggi a Tel Aviv Mahmoud Masri sarebbe stato colpito dai soldati israeliani perché considerato tra i principali istigatori alla violenza lungo le vie di Gaza nelle ultime 24 ore, era insieme ad un altro palestinese rimasto ferito, così come lo sono altri 15 tra civili ed agenti. Per due volte nel sud di Israele, a ridosso con Gaza, sono risuonate le sirene antimissile. Un missile lanciato verso Sderot, città israeliana adiacente alla striscia e da decenni nel mirino dei gruppi armati palestinesi, è stato intercettato dal sistema antirazzi israeliano denominato Iron Dome. Gli scontri con le forze israeliane hanno poi riguardato i principali centri anche della Cisgiordania, Gerusalemme, Betlemme, Hebron ed ancora Ramallah, Qalqilia, Nablus, solo per citare le località più grandi e conosciute della West Bank. Centinaia, oltre 700 i dimostranti feriti secondo le stime fornite dalla mezzaluna palestinese, 50 i manifestanti arrestati dalle forze di sicurezza e di frontiera. Il coordinatore militare israeliano per i territori, Mordecai, ha rivolto un appello alla gente di Palestina affinché durante le proteste si evitino infiltrazioni di elementi estremisti, richiesta quanto mai originale, così come per adesso e per fortuna sembra minore che in passato l'effetto di questa nuova intifada, se non altro in termini di vittime da contabilizzare. Una resistenza, questa è la traduzione del termine intifada, contro la decisione di Trump che ci troverà pronti ad immolarci per difendere Gerusalemme, spiegano oggi sempre da Gaza quelli di Hamas. Queste ore naturalmente la domanda che ci si pone, anzi le domande che ci si pongono sono due. Primo, fino a quanto potranno andare avanti queste proteste e con quali risultati? Nonostante Haniyeh, il leader di Hamas, abbia sottolineato oggi che l'intifada non si ferma finché la decisione non viene ritirata. Ma questo sembra abbastanza improbabile che Trump faccia un passo indietro. D'altra parte ci si domanda perché questa accelerazione del presidente americano verso la decisione di spostare la capitale da Tel Aviv a diciamo di riconoscere, anzi meglio, ufficialmente la capitale di Gerusalemme. Trump ha insistito sulla sua posizione oggi con un tweet dimostrando come già i passati, i precedenti presidenti degli Stati Uniti avessero fatto questa promessa, ma che nessuno poi ha mantenuto. Naturalmente quello che sostiene Trump, da una parte diciamo, ha due motivazioni sostanzialmente. Una è quella rivolta al proprio elettorato. Trump, bisogna ricordare che tra poco dovrà affrontare le cosiddette elezioni di mezzo termine.
termine, di medio termine, e quindi deve rafforzare, rendere la sua base elettorale ancora più fedele, ancora più forte, altrimenti rischierebbe di ritrovarsi, come si dice, come un'anatra zoppa, cioè a metà mandato senza una base forte. Quindi è importante per lui arrivare a questa elezione di medio termine sempre più forte. Dall'altra parte sta tentando di convincere probabilmente anche i palestinesi che a questo punto, incassata Gerusalemme capitale, gli israeliani potrebbero in qualche modo accettare un dialogo per un processo di pace in maniera più agevole, senza mettere ulteriori condizioni. Questo naturalmente sarà il tempo a dircelo. Nel frattempo le diplomazie internazionali e il Consiglio di sicurezza dell'ONU è estremamente preoccupato per quanto sta accadendo. Ogni decisione che cerchi di cambiare lo status di Gerusalemme, presa unilateralmente, può minare seriamente gli sforzi per la pace. Prima di entrare in riunione al Consiglio di sicurezza, Nikolai Mladenov si è espresso in modo netto. È l'inviato dell'ONU per il Medio Oriente, tocca a lui relazionare all'esecutivo del Palazzo di Vetro, che deve dire la sua dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di riconoscere Gerusalemme, capitale di Israele. La linea l'ha ribadita il segretario generale Guterres, la città santa deve essere la capitale dei due stati, e mentre in tutto il mondo islamico da un continente all'altro scende in piazza la protesta anti-americana, la prima mossa diplomatica ufficiale arriva da Praga. Il primo ministro Babis ha dichiarato che la Repubblica Ceca non trasferirà l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Non è una buona idea quella di Trump, ha detto, smentendo le prime dichiarazioni del suo presidente Milos Zeman d'accordo con la Casa Bianca. E col passare dei giorni gli effetti della svolta di Trump cominciano ad emergere chiaramente anche nei diretti protagonisti della vicenda israelo-palestinese. L'ipotesi del presidente americano apre ad una ripartizione di Gerusalemme, ma eventualmente ci opporremo, ha annunciato il ministro del governo Netanyahu con la delega sulla città santa, Zev Elkin. Mercoledì Trump ha parlato di Gerusalemme come della capitale del popolo ebraico, con libertà di culto per tutte le fedi, ma non ha incluso le parole tradizionalmente usate da Israele, cioè che la città è la capitale unita dello Stato ebraico. Sarebbe stato premeditato, secondo Elkin, e potrebbe voler dire che in futuro Gerusalemme verrebbe ripartita con confini stabiliti a tavolino. Non accadrà mai senza il nostro consenso, ha concluso il ministro. Eppure, in tre diverse dichiarazioni pubbliche, a commento della mossa americana, proprio Benjamin Netanyahu non ha riaffermato l'indivisibilità della capitale sotto Israele, come finora avevano sempre fatto lui e i precedenti primi ministri, e che al di là del colpo di scena di mercoledì sulla questione si stia lavorando sotto traccia da tempo. Il New York Times oggi ha riportato che l'Arabia Saudita a novembre avrebbe offerto alla Palestina 2 mesi di tempo per accettare una proposta che prevede il villaggio di Abu Dis nella zona di Gerusalemme Est come capitale di un nuovo Stato palestinese. L'idea, rivolta al capo dell'autorità nazionale Abu Mazen durante una sua visita a Riyadh, è del principe della corona Mohammed bin Salman, futuro leader saudita, super alleato oggi degli americani, e prevede uno Stato separato comprensivo di Gaza e Cisgiordania, con il mantenimento della maggior parte degli insediamenti israeliani considerati però illegali dai palestinesi e dalla comunità internazionale. Come sempre dunque si giocherà anche su quelle parole unita, quella capitale Gerusalemme unita ed eterna che è presente nella Jerusalem Law del 1980. Si vedrà nei prossimi mesi se si riuscirà a superare questo che è uno scalino enorme per la trattativa di pace. Ma oggi vi dicevo c'è un'altra notizia che arriva dall'estero ma che ha impattato fortissimamente sulla politica italiana. L'ex vicepresidente Joe Biden sulla rivista Foreign Affairs ha scritto un papiello che si intitola How to Stand Up to the Kremlin, cioè come sopportare, come sopravvivere al Cremlino, il cui catenaccio spiega molto bene il senso di questo articolo. L'obiettivo è quello di difendere la democrazia contro i suoi nemici. In questo articolo, un articolo che poi è stato ripreso e riportato questa mattina sulla prima pagina della stampa, si sottolinea come la Russia abbia interferito nelle passate elezioni, quelle che riguardavano il referendum costituzionale, e soprattutto come vorrebbe interferire nelle prossime, avvicinandosi in qualche modo al Movimento 5 Stelle e alla Lega di Salvini. Questo perché, secondo Biden, lo scopo recondito del Cremlino e di Putin sarebbe quello di destabilizzare in qualche modo i paesi europei e di evitare, di limitare il potere degli Stati Uniti, appunto, nella zona europea. Vediamo come hanno reagito i politici italiani.
L'ombra del Cremlino sul referendum costituzionale dello scorso anno, quello su cui Matteo Renzi aveva puntato l'intera posta politica. La denuncia ha un nome e un cognome eccellenti, Joe Biden, ex vicepresidente degli Stati Uniti con Barack Obama. Spiega Biden, nella strategia di Putin c'è una destabilizzazione dell'Occidente, renderlo meno capace di contrastare Mosca. E un simile sforzo, ed ecco il secondo siluro, è in corso per sostenere in Italia la campagna elettorale dei nazionalisti della Lega Nord e dei populisti del Movimento 5 Stelle. Dichiarazioni dirompenti che, tanto per cambiare, dividono la politica. Matteo Salvini ironizza, saranno gli italiani e non Putin a far perdere le elezioni al Partito Democratico. E ironizza anche da sinistra Arturo Scotto di MDP, chi evoca complotti o ingerenze di Mosca dovrebbe farsi vedere da uno bravo. Ma dal PD non si scherza. Michele Ansaldi chiede che il ministro degli esteri Alfano convochi gli ambasciatori di Russia e Stati Uniti per chiarimenti urgenti. Matteo Renzi attacca, appena possono tuffarsi in un complotto vero o presunto, gli uomini del blog Grilli sono felicissimi, e dalla sponda opposta non scherzano neppure i 5 Stelle, che parlano di notizia bufala. Per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle è una fake news, poi se loro hanno delle prove contrarie ce le facciano vedere, convochino chi vogliono, per me va benissimo, fino a quel momento però la smettano con queste insinuazioni e prima di tutto non chiedano aiuto a Biden per fargli dire che hanno perso il referendum a causa di Putin. A me fa ridere questa storia. Non so voi. Notizia o notizia bufala? Da una parte ci sono le denunce circostanziate di Biden. Negli anni della vicepresidenza era delegato alle vicende internazionali e in particolare seguì l'intera crisi ucraina. Ma secondo alcuni osservatori si tratta solo di un modo per tornare in pista e pensare alla possibilità di candidarsi alla Casa Bianca per il 2020. È un pensiero peraltro che Biden ha sempre avuto e tenuto nella tasca della giacca. A proposito di politiche e di elezioni prossime, come sapete, con il nuovo sistema elettorale bisogna lavorare sulle coalizioni. Negli ultimi giorni c'è stata una defezione nella coalizione di centrosinistra. Per la verità, più che una defezione, un passo indietro prima di cominciare, che è quello di Pisapia. E ora ci si interroga sul dopo, su che cosa possa succedere a questo punto e soprattutto sul ruolo di Renzi, se Renzi con il suo PD riesca ancora ad essere elemento di catalizzatore. Chi vuole starci è il benvenuto e avrà pari dignità, chi se n'è andato avrà il nostro rispetto, ma adesso si parte, saremo in campo. Replica così Matteo Renzi a chi sottolinea la sua solitudine dopo le due rinunce di Pisapia e Alfano. Presunta solitudine, scrive nell'INews. Finirà male con due sinistre, la colpa è del Rosatellum, dice invece Pisapia. Dopo la rinuncia a qualunque ruolo di costruttore, federatore, pontiere fra la sinistra e il PD, l'ex sindaco di Milano se la prende con la legge elettorale. Sarebbe stata quella del resto la ragione delle sue indecisioni durante tutta l'estate, delle sue accelerate in direzione della piazza antirenziana a Santi Apostoli il 1° luglio con Bersani, D'Alema e Speranza e delle frenate all'insegna invece del dialogo con il segretario del PD promosso da Arturo Parisi e dalle minoranze interne di Orlando e anche di Cuperlo, che tuttavia è oggi l'estensore dell'epitafio. Pisapia si è posto come federatore di una cosa che è implosa, dice. Dunque due sinistre e un Renzi isolato con opposte versioni di questo isolamento, doppio visto che anche una parte della gamba di centro si prepara ad abbandonarlo, quella di Alfano. Bene così, Renzi ha sempre perseguito l'obiettivo del più grande gruppo parlamentare, lo ha detto anche alla Leopolda, di una squadra omogenea, commenta una parte dei suoi. Altri invece vedono il rischio non direttamente aritmetico, né Pisapia né Alfano erano in grado di garantire grandi flussi di voti, ma di riflessi pericolosi su un elettorato contendibile, soprattutto a sinistra. Difficile trovare nomi di immediato richiamo, al di là della formazione di un'altra appendice a sinistra con il sindaco di Cagliari Zedda, ma ormai sempre più difficilmente in grado di calamitare, per esempio, Laura Boldrini, altro personaggio con appeal. Rottamiamo i pasdaran intorno a Renzi che ci portano a sbattere, commentano ancora oggi in tanti. La lettura dominante è che Renzi abbia puntato troppo poco a sinistra e troppo su un elettorato moderato, anche di centrodestra, uno spazio vuoto per un po', ma ora non più, e si sia ritrovato in una strettoia. Nessuno nel
PD crede tuttavia davvero agli scenari che parlano di una minoranza pronta ad appellarsi a Renzi perché faccia un passo indietro. L'appello, semmai, silenzioso per ora, è per una campagna elettorale non distruttiva che lasci in piedi qualcosa per il dopovoto, quando il PD e i suoi nemici a sinistra si saranno contati. A giudicare dall'atteggiamento in commissione banche sul caso Boschi, non sembra che il segretario vada in questa direzione, osserva tuttavia, lontano dalle telecamere, un dirigente di spicco rassegnato. Il prossimo 16 dicembre, si è saputo ora, il Partito Democratico si riunirà a Reggio Emilia con Paolo Gentiloni, ministri, amministratori e volontari, dice Renzi, per ricordare il passato ma anche per ricordarci del futuro, per pianificare appunto il futuro. Paolo Gentiloni nel frattempo oggi è tornato addirittura con uno sguardo molto futuro sul dopo elezioni, ha voluto dare rassicurazioni dal punto di vista economico sul nostro paese, ha detto che la crescita procede, l'Italia è tornata a crescere, vi leggo proprio il virgolettato, è molto, in modo molto superiore rispetto alle previsioni, ha detto che c'è un ottimismo che ci fa pensare che la crescita economica possa superare quel più 1,5% indicato nell'aggiornamento al DEF autunnale, stimando una stima che si possa avvicinare al 2%. Gentiloni peraltro è anche tornato sull'accordo che è stato siglato stamattina tra Unione Europea e Gran Bretagna sulla Brexit e si è detto molto soddisfatto, un accordo davvero in extremis. I costanti contatti telefonici notturni tra Londra e Bruxelles, l'estenuante lavoro degli Sherpa, poi all'alba il blitz nella capitale belga della premier britannica May. Infine ecco l'attesa stretta di mano con il presidente della commissione Juncker a far comprendere a tutti che dopo la fumata nera di lunedì scorso l'accordo sui termini del divorzio tra Gran Bretagna e Unione Europea, condizione ineludibile per passare alla fase 2 dei negoziati sulla Brexit, questa volta è realtà. Ora toccherà ai 27 esaminarlo e dargli il via libera in occasione del vertice della prossima settimana. Il nodo sul quale 4 giorni fa le trattative si erano arenate era quello del confine tra Repubblica d'Irlanda e Ulster. Gli unionisti nordirlandesi dell'UUP, stampella essenziale alla sopravvivenza dell'esecutivo May, erano contrari all'allineamento normativo tra quella parte del Regno Unito e l'Unione Europea che veniva prospettato. Il compromesso trovato, tuttavia, rimane molto vago, nel senso che Bruxelles ha ricevuto la garanzia che non verrà creato un confine rigido. La soluzione che poi effettivamente verrà applicata, però, dipenderà molto dai negoziati sui rapporti futuri tra Londra e Bruxelles. Sugli altri 2 punti, invece, l'intesa era di fatto già stata raggiunta lunedì scorso. I cittadini europei residenti nel Regno Unito manterranno gli stessi diritti che hanno oggi, potranno rimanere e farsi raggiungere dai familiari. La giurisdizione su eventuali contenziosi sarà quella dei tribunali britannici, che però dovranno tenere in considerazione le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il conto del divorzio, Londra si è impegnata a rispettare tutti gli impegni presi sul bilancio pluriennale, dunque fino al 2020. Cifre precise non ci sono, ma da Downing Street hanno fatto sapere che si tratterà di 40-45 miliardi di euro. Un accordo nel pieno interesse del Regno Unito, lo ha definito May. Ora si può passare alla fase 2 dei negoziati, la sfida più difficile, come ha detto il Presidente del Consiglio europeo Tusk, perché bisognerà trattare sui rapporti futuri, comprese le condizioni del periodo di transizione post-Brexit, ovvero quel lasso di tempo di circa 2 anni nel corso del quale il Regno Unito ha chiesto di poter restare nel mercato interno e nell'Unione doganale. Si vedrà, questo però rimane il momento della soddisfazione anche per le borse europee che hanno festeggiato, chiudendo la settimana in territorio positivo. Intanto, proprio pochi minuti fa, l'ambasciatore della Gran Bretagna, insieme a quello italiano, francese, svedese e tedesco, hanno letto una dichiarazione alle Nazioni Unite in cui sostanzialmente criticano la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale, dicendosi in disaccordo con la decisione del presidente americano, quella appunto di prepararsi a trasferire l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. Ma veniamo a un'altra notizia dall'estero che riguarda un posto che sembra apparentemente molto lontano, lo è sicuramente al punto di vista geografico, la Repubblica Popolare del Congo. In realtà è un paese con 82 milioni di abitanti, un'ex colonia belga, ma soprattutto uno dei paesi più ricchi per le risorse minerarie dell'Africa, dove oggi si è consumata forse la peggiore strage delle Nazioni Unite. Ci sono 14 peacekeeper che sono stati uccisi e una 50 di feriti. Today is a very tragic day for the UN family. È un giorno tragico per la famiglia delle Nazioni Unite. A New York, Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, è costernato, quasi sbigottito dalle notizie drammatiche che arrivano dalla regione orientale della Repubblica Democratica del Congo.
Nella regione Nord Kivu le forze ribelli hanno attaccato la base dei caschi blu della missione MONUSCO, distante 45 chilometri dalla città di Beni, e hanno fatto una strage. Almeno 14 peacekeepers tanzaniani sono stati uccisi e altri 53 feriti, alcuni in maniera molto grave. Sotto i colpi dei ribelli sono finite anche le forze regolari congolesi, che avrebbero perso almeno 5 unità. Si tratta del peggior attacco della storia recente contro le nostre forze di pace, fanno sapere dal Palazzo di Vetro. Il Congo, in particolare la regione di Kivu, è in preda a una guerra civile che ha provocato negli ultimi 6 mesi oltre 500 vittime civili. A macchiarsi di gravi episodi di violenza sono state anche le forze di sicurezza congolesi, responsabili, secondo Human Rights Watch, organizzazione non governativa per il rispetto dei diritti umani, di oltre 100 morti nelle ultime settimane. La crisi politica ha aggravato la situazione. Un anno fa il presidente Kabila, al potere dal 2001 dopo l'uccisione del padre, al termine del suo secondo mandato si è rifiutato di indire nuove elezioni, fissate adesso per il dicembre 2018. A ottobre poi la commissione elettorale ha annunciato che non sarà possibile andare alle urne prima dell'aprile 2019. Il governo ha proibito le manifestazioni dell'opposizione dopo gli scontri e la morte di decine di manifestanti scesi in piazza per chiedere le dimissioni di Kabila. La proliferazione di gruppi e bande armate ha poi fatto il resto. Human Rights Watch, in sole 2 delle 26 province del paese, ne ha censite 120. La pace in Congo è una chimera lontana. C'è ancora tempo per due storie di cronaca italiane. Uno riguarda il mistero di Alessandro Sandrini, 32enne bresciano, sparito da casa da oltre un anno. L'ultimo contatto è arrivato domenica 3 dicembre. Alessandro mi ha detto che aveva poco tempo per poter parlare, di ascoltare attentamente, e mi diceva che era in pericolo di vita, che queste persone che lo trattengono potrebbero anche sparargli, ma soprattutto ha detto che vogliono del denaro, ma non dalla famiglia ma dallo Stato italiano, di contattare le ambasciate italiane, l'ha ripetuto più volte. Mi ha anche detto che non stava bene. La madre di Alessandro Sandrini, 32enne di Folzano, in provincia di Brescia, racconta dell'ultima volta in cui ha sentito la voce di suo figlio, partito per la Turchia più di un anno fa e mai più tornato. Sarebbe finito nelle mani di un gruppo di sequestratori, forse in Siria. Con un viaggio organizzato prenotato in agenzia, Sandrini arriva a Istanbul il 3 ottobre 2016, poi la tratta interna, sempre in aereo, fino ad Adana, al confine con la Siria. La telefonata a casa per avvisare dell'arrivo in albergo, dove alloggia per una settimana. Tutto bene, dice la madre. Sarebbe dovuto rientrare il 10 ottobre, da qui in poi di lui si perdono le tracce. Alla seconda denuncia di scomparsa da parte della madre alla questura di Brescia si attiva la Farnesina, che oggi conferma di seguire il caso già da tempo, ma dalle autorità turche in questi mesi non arrivano elementi utili per capire dove possa essere finito. Passa un anno e la madre di Sandrini riceve la prima telefonata. Suo figlio chiede aiuto, dice che non sa dove si trova, di essere stato sequestrato. Chi indaga non riesce a risalire all'utenza telefonica. Poi l'ultimo contatto pochi giorni fa, il 3 dicembre. Mio figlio non è mai stato attivo politicamente, spiega la madre di Sandrini. Nessun problema economico, nonostante fosse in cassa integrazione. Nessuno è uscito dal suo conto in banca. Nessuno, comunque, è riuscito a spiegare il perché di un viaggio verso i confini della Siria. Esclusa l'ipotesi di un finto rapimento, quella su cui si concentrano le indagini è sequestro di persona, forse ostaggio di combattenti del terrorismo islamico. C'è però un altro connazionale conterraneo di Sandrini, di cui non si hanno più notizie dall'aprile del 2016. Si tratta dell'imprenditore 56enne Sergio Zanotti, rapito in Siria da un gruppo molto probabilmente legato ad Al-Qaeda. E poi c'è la storia della famiglia avvelenata con il taglio. Il presunto omicida Mattia Del Zotto continua a essere chiuso in un mutismo ostinato e sorvegliato a vista, naturalmente, in carcere. Capelli scuri, un filo di barba, lo sguardo fisso. Mattia Del Zotto, 27 anni, lo vediamo per la prima volta dopo l'arresto, l'altra notte, per il triplice omicidio dei nonni paterni e di una zia e per il tentato omicidio di altre 5 persone, i nonni materni, altri parenti ed una badante, due famiglie di Nova Milanese, Brianza, alcuni ancora ricoverati. Continua a mostrare freddezza, nessun gesto emotivo, nessun segno di pentimento, resta chiuso in solitudine nel suo mondo anche in cella, senza televisione, sorvegliato a vista 24 ore
ore al giorno, è detenuto nel carcere di Monza da ieri. Poche parole con lo psichiatra interno, agli operatori avrebbe chiesto dei libri sulla religione ebraica, come ha confessato agli investigatori poco dopo l'arresto, ci si era avvicinato 3 anni fa. Un caso particolare, il ragazzo è in regime di sorveglianza intensivo, costantemente monitorato da psichiatri e psicologi interni, domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia. Perché l'ha fatto e quale sia stato il motivo scatenante della sua rabbia con il mondo, restano domande ancora senza risposte. Non saprete mai perché l'ho fatto, avrebbe detto il ragazzo ai carabinieri. Di certo c'è chi avrebbe ucciso, mettendo il taglio in una tisana e in altri cibi, per opportunità e perché le vittime, a suo dire, erano impure. E poi ci sono i racconti dei genitori agli inquirenti, svelano così il profilo complesso del figlio, chiuso e sul quale ancora indagano gli investigatori. Il ragazzo, ex magazziniere disoccupato, introverso e schivo, da 2 anni aveva interrotto ogni rapporto con il mondo, senza più amici, sempre chiuso in camera, davanti al computer. Usciva dalla sua camera solo per mangiare, racconta la madre, ultimamente ce l'aveva con il mondo intero, non voleva guidare perché non sopportava gli automobilisti, non saliva sui mezzi pubblici perché non sopportava l'arroganza della gente. Dice ancora la donna, non credo fosse in grado di fare del male a nessuno, conclude. Poi il racconto del padre, Domenico Del Zotto, con mio figlio non ho rapporti da 1 anno e mezzo. Il resto è nelle prove che lo hanno incastrato, nascoste nelle bozze delle mail all'interno del suo portatile, questi documenti scambiati con la ditta di Padova, dove ha comprato e ritirato di persona il taglio, convinto di non lasciare tracce. C'è attesa anche per le perizie sul computer e per verificare i suoi contatti. Dopo di noi, come sempre, 8:30, Lilli Gruber, ospiti questa sera Vito Mancuso, Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio e poi a seguire Propaganda Live con Diego Bianchi. Ci fermiamo qualche istante. Chiudiamo come sempre dando un'occhiata alle borse, c'è stato un accordo Basilea 4 che sono praticamente le nuove regole per gli istituti bancari, che sarà meno severo del previsto, che ha di fatto messo il turbo alle borse. Vedete anche il FTSE MIB ha chiuso in positivo, più 1,4%, mentre in questo momento il Dow Jones negli Stati Uniti ha più 0,34% e il Nasdaq più o meno simile, più 0,35%. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo se volete domani sera poco prima delle 20, vi lascio a Lilli Gruber, 8:30, buona serata.